zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutte, come state? Altro nuovo video che chiriccio barra vlog. Allora, premesso che non ho già fatto le sue precedenti, perché così almeno non do la sembranza di, non so se già sembranza, ma vabbè, che non do la sì, la sembranza che sembro sciattona, almeno un po' di semplicità ve l'ho fatte e vabbè. Oggi è sabato, sì, e niente, quindi che dire, oggi niente trucco perché, vabbè, almeno fatto le sopracciglia, ma non sembro disordinate del tutto. Comunque, in questi giorni farò tanti altri video, non so quando porterò tanti video, ma li farò, anche video, come chiedete voi, ASMR, perché so che vi piacciono tanto. E vabbè, il videoblog li voglio portare quando ho il tempo libero, perché adesso non so quando avrò tempo libero, sto facendo anche altre cose e quindi non ne ho idea. Nel frattempo ho tagliato le belle unghiette, perché erano lunghe come quelle di una strega, quindi vabbè, no comment e niente. Quindi ok, mi è andata bene, ho tagliato le unghie. Non so se si nota, ma ho anche una pellicina, vedete? Sì, c'è una pellicina, è brutto a vedersi, ma è così. E nulla, quindi che dire, sta facendo un bel fresco finalmente, nonostante c'è un caldo terribile, ma un po' di vento almeno lo dà, un soffio di vento si sente, una leggera briciolina qui a Palau si sente. E quindi top, mi sta piacendo questa cosa, che finalmente un po' di vento, cioè si respira qui a Palau in Sardegna, perché veramente non se ne poteva più, c'era troppo caldo, rovente, troppo bollente sto caldo. E nulla, quindi sono contenta che finalmente riesco un po' a respirare, perché veramente non se ne poteva più, c'è troppo caldo, c'era veramente troppo. Che dire, volevo recensire alcuni prodotti che ho terminato e che ho travasato, ma ho anche riterminato. E uno è della Vichy, e ve lo stavo aprendo prima di aprirvelo, ve lo faccio vedere, ed è questo della Vichy, che tra l'altro lo metterò nei prodotti beauty terminati. E questo della Vichy mi sta dicendo un casino, ed è della sì, acqua termal Vichy, una semplice crema da viso, per il viso, molto buona e mi piace davvero tanto. Profumazione, che dire, fantastica. Allora, da permettere che qui ci ho travasato anche la crema della Roche-Posay, molto buona, non so se è Vichy o Roche-Posay, perché era Roche-Posay, non mi ricordo, comunque molto buona e mi è piaciuta. Costa, perché costa un occhio della testa, però è molto buona. Poi, come ripescati al periodo, sto utilizzando sempre questo qua che ho visto nel canale di Giulia Cova. Giulia Cova? Sì, Giulia Cova, non mi ricordavo come dire, vabbè, lei, le è piaciuto molto questo prodotto e ve lo consiglio anche io, perché è davvero molto buono come prima del trucco. Io lo metto prima del trucco, ma uno volendo lo può mettere anche di sera per uscire o per stare in casa, rinfrescarsi un po', riutilizza questo ed è davvero tanto buono, sì, ve lo consiglio. Poi, come dopo sole o anche dopo essermi fatta la doccia, anziché usare la crema, io uso, aspettate un attimo, un secondino solo, l'olio mandorle dolci, l'olio di mandorle, ed è questa boccettina, che non so cosa gli sia successo. Sperando che non si sia, no, mi sembrava che si era un po', come dire, che si era un po' ossidato l'olio. Non mi sembra ossidato, aspetta un po', no, non è ossidato. Comunque questo olio qui, olio mandorle, avoca, questo qua, vedete?
Questo, molto buono, sì. E questa è la sua boccetta, questo è il pec interno, esterno, come si suol dire, e questo è il pec interno, molto buono. Non so se si dice così, si dica così, però quello è, sì, mi piace molto. E ce n'è 100 ml di prodotto, però un paio di che, però, che non lo vedo da qua. Boh. Allora, costava 9,80 euro e me l'hanno fatto pagare, sì, appunto 9,80 euro, qualcosa del genere, un pochettino tanto, però vabbè. Sì, sto guardando il PAO, ma il PAO è 07 03 07 22. Caspita, sperando che non sia già scaduto, perché non mi rendo. Scrivetemi qua sotto i commenti, perché io con le date non sono al massimo, per carità. Vabbè, comunque non perché sia scaduto ancora. Lo rimetto qui, no, anzi, lo rimetto qua, lo metto a questa parte, da qui me lo metto di là. E niente, poi come altro prodotto come crema lozione corpo, sto utilizzando questa qua per i piedi, ovviamente, perché per il corpo non mi fido, non lo so perché, ma ho un sesto senso che mi dice che questa crema non è il massimo. Vabbè, molti la decantano come wow, come top, ma io non mi fido, quindi la utilizzo solo per i piedi, ed è questa marca che si chiama così, vedete? La leggetela voi, perché io non voglio fare figura da cani. Ecco qua, e la profumazione è buonissima, mi piace tanto. Sa di come crema solare, bu molto buona, come protezione solare. Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Mentre come passepartout, si dice sì, passepartout. Allora, scusatemi l'attesa, dunque. Cosa vi stavo dicendo? Che ho perso il filo del discorso? Ah sì, come passepartout, non so se si dica così o meno. Quando mi trucco al mattino, anche in bagno o dipende in camera, utilizzo questo bello specchietto. Lo so che non può interessare a nessuno, ma io utilizzo questo perché è troppo carino. Mi è stato omaggiato a saponi e profumi. Qui in Sardegna ne abbiamo Tigotà e neanche Primark, né nulla di nulla, ma abbiamo Douglas, che è a Maddalena. O in ogni città d'arte, in ogni parte della Sardegna abbiamo Douglas, o limone profumeria, oppure saponi profumi. Io, ad ogni modo, mi è stato omaggiato questo bellissimo specchietto. Ve lo faccio vedere così, ok? Questo bellissimo specchietto Amo de Rosa. Amo de Rosa, vedete? Bellissimo, mi piaceva morire. Troppo carina. Ed è troppo simpatica, veramente toga. Da noi diciamo toga, però è troppo bella, sì. Mentre come puro cacao sto utilizzando questo alla ciliegia, che mi sta piacendo tantissimo. Ancora, e ancora ha voglia finirlo, vedete? E ancora ce ne vuole prima che lo termino. Comunque, ora non me lo metto perché sennò divento di nuovo tutta pasticciata. O me lo metto. Sì, dai. Ragazza, un profumino, profumino paradisiaco. Vedete? Buono. Vabbè, poi me lo tolgo perché tanto mi devo lavare i denti e tutto quanto. Già, che ho mangiato appena una brioche, bevuto un caffè, insomma, ne ho mangiate cose. Voi direte, ma stai sempre mangiando? Sì, sto sempre mangiando. Perché? Mangiando. Perché mi piace mangiare, come devo dire. Io sono una grande, come dire, buon gustaia. Sono una gran buon gustaia, mi piace. E quindi mangio. Sì, lo so, vedrete. E vabbè, ti piace mangiare, mangia pure. Che non c'è nulla di male. Infatti, non c'è nulla di male nel mangiare, nel voler mangiare. Se ci piace mangiare, cioè. E nulla. Poi qua ho qualche campioncino da questa parte, non so voi, ma io ogni volta che vado in un negozio o online oppure fisicamente, in farmacia, da Douglas, limoni, profumeria, quello che è, vabbè, sapone, profumi, quello che
mi omaggiano sempre di qualcosa, non sempre, ogni tanto lo fanno, mi omaggiano. Già. Eh sì. E ieri quando mi ho fatto la doccia ho utilizzato questo profumo che aspettate un secondo. Ho utilizzato questo profumo qui della Tè Verde, allora Tesoro d'Oriente, Tè Verde e Verbena, questo qua, molto buono. Profumazione classica, però mamma mia ragazze, ha una profumazione così body lotion, come si può dire? Sì, no, che body lotion, me la sono inventata io per caso, sì, infatti. Body mist, una profumazione così, un misto di profumazione, appunto, come si vuol dire. Che mi piace davvero tanto. Tè Verde, appunto. Mamma mia, ragazze, non avete idea di quanto mi piace questo. All'inizio mi sdegnava un po' questo tè, questo tè, ciao, questa acqua profumata. Adesso però sto cominciando piano piano ad amare questa acqua profumata al tè verde e verbena. Molto buona, sì, molto buona. Ah, se vi piace la profumazione non troppo dolciastra, ma anche un po', sì, tra dolciastra e non, dipende da voi, una via di mezzo, insomma. Questo è un 200, vi dicevo un 200, ma l'ho riprodotto per un paio di, aspettate un attimo, 36 mesi, e quindi nulla. Se vi piace, ve la consiglio perché è strabuona. Se amate profumazioni dolci va bene per voi. Se invece, questa sì, un po' dolcina è. Adesso mi starete chiedendo, ma è troppo dolce o va bene? Vabbè, direi, qui devo dire la verità, molto dolce, e infatti è per quello che all'inizio dicevo che è un po' troppo stucchevole, però vabbè, che ci devo fare? Io la sto amando lo stesso, poi quando la finisco, se voglio la compro e se no, ciccia, amen, non muore nessuno se non la ricompro. Io volevo ricomprare, scusate un attimo, questa qua, però non c'è verso, non so dove reperirla perché sopra i profumi, una volta l'ho comprata, l'ho persa per strada. Quindi non so più dove reperirla. Quindi vabbè. No comment, però mi piace molto. Questa era Ibisco e Carcade, sì. Red Server. Boh, non leggetelo voi perché non lo so come si legge. Boh. Sì, comunque, questa promozione è fantastica. Raga, cosa non è questa profumazione? Ibisco e Carcade. Direi che sì, quasi quasi è più buona questa qua, questa qui, di questa. Boh, non lo so perché. Ho amato la follia questa profumazione. Vabbè. Ognuno ha i suoi gusti, che volete che vi dica, ragazzi. Ops, mi stava cadendo tutto. Poi vi riporto alla nostra. Dei ricordi degli anni 90-80, no, scusate, degli anni 80-90. Chi si ricorda di Bon Bon Malizia? Tutti noi ci ricordiamo di Bon Bon Malizia. Bon Bon Malizia, talco rosa, sa di pesca questa, se non erro. Aspettate un attimo. Sì, tra il talco e il pescato. Molto buono, pescato, questo sto dicendo. 75 ml di prodotto. Per che cosa? Per boh? Non saprei. Non c'è scritto niente, la mazza. Boh. No, sono 75 ml di prodotto. Vabbè. Poi, 24 mesi di pago per 50 ml di prodotto. Almeno qua c'è scritto, per fortuna. O io non lo vedo. O proprio non c'è. Boh. Che ne so. Comunque, questa è la mia preferita, formazione fantastica. Sa di fragola, tra fragola e pesca, più fragola che pesca. Ragazze, che bontà questo profumo. Mi ricordano quando ero adolescente io, che bello sto profumo, che bei tempi, bellissimo. Mi ricordo quando guardavo alle superiori, che andavo alle superiori, mi guardavo California. Qualcos'altro, streghe, poi
Poi vi sto rimandando ricordi che anche io, che anche voi sicuramente guardavate, andavate a guardare fiction tipo Friends, che ne so, Smallville, Clark Kent, che sarebbe Superman, Un medico in famiglia, anche Anna Magni se lo guarda, di sicuro, perché ho visto ogni tanto, dice che si guarda lei. Smallville, no cosa Smallville, un medico in famiglia, scusate, mi stavo un po' impappinando, ma vabbè, ci sta, non taglio niente a sto punto, e se no non si capisce. Rimetto questi microfoni a posto e nulla, mentre con il profumo ho accantonato un bel pezzo, ve lo faccio vedere, scusate se mi alzo un po' il telefono, me lo devo far vedere per forza i profumi. Questo è il brochet della Flower. Vabbè, questo qua ha le scorze d'arancia. E allora, e lavanda, non vedevo cos'era. Comunque, questo qua l'ho un po' accantonato perché ultimamente ho un po' di nausea, quindi evito di mettere profumi troppo stucchi, troppo pesanti o noiosi nelle lenzuola e sul cuscino. Quindi evito e vabbò. Comunque questo mi stava piacendo molto all'inizio, ma poi l'ho accantonato con altri profumi meno dolci e meno noiosi. E sì, ragazze, questo mi piace, ma tante volte purtroppo voglio o non voglio, ma mi tocca accantonarlo. E vabbè. Poi ce n'è altri qua? No, non ce n'è. Ah, sì. Anna Blumarine, non ve lo faccio vedere, è col tappo rosa, però mi piace molto come profumo, lo metto ogni tanto quando esco una volta di papa per andare, per uscire in chiesa, alle sacre cerimonie, così tanto per vedere un po' di gente, ma non sempre ci vado, perché se sono anni or sono che non vado in chiesa, ma ogni tanto quando mi va allo Spedivizzolo esco in chiesa tutta bella truccata, ben messa, ordinata. E via dicendo, e mi metto un profumo che mi dà un po' più di shalom, come si dice, un po' di pace, che mi piace, faccio stare in pace con me stessa, con gli altri e soprattutto che mi faccia un po' sentire meglio, soprattutto con me stessa, ovviamente. Già, e Anna Blumarine, ve l'ho fatto vedere in un altro video, se non erro. No, non vedete, ve lo vedrà, queste ragazze hanno tirato fuori troppo, fuori troppi profumi, però. Spero che abbiate capito qual è il profumo di Anna Bovarina. No? Aspettate. Ve lo tiro fuori se non faccio troppi casini qui. Allora, questo non è. Questo non è. Eccolo qua. Stavo togliendo un bel po'. Scusate se vi ho messo un po' la pancia sulla telecamera, andavo a vedere dove prendere i profumi. Ecco qua, allora Anna Blumarine, e questo qua col tappo rosa, appunto, vi stavo dicendo prima, per l'appunto, il profumo in questione è proprio questo, e ha una promozione fantastica, sa, tra il bucato, odore di bucato e di fragranza olfattiva, come dire, la rosa quella flor. Come posso spiegare? Io non sono brava come amare gli scuba libre, però ha una maestria, con una classe lei descrivendo i profumi che è troppo brava, eccellente. Lei è la maestra dei profumi, lei è troppo brava nelle descrizioni dei profumi, non saprei, non ce n'è meglio di lei, è troppo brava. Lei, come hanno detto molte su YouTube, è il sole di YouTube, Marlis. Comunque, ciancio alle bande. O bando alle ciance, come suol dire. Questo sa di profumo di bucato. E questo profumo, aspettate un attimo che ve lo giro. Sì, sa di rosa. Scusate, sono andata, ma stavo guardando qua. Sa di tra rosa. Che sta per sbocciare, appunto, non mi arriva il termine, tra la rosa che sboccia e che si sta appunto quasi per aprire, appena si apre, sboccia e emana un profumo di, non dico solo di primavera, ma anche quasi quasi di estate, d'estate,
È bellissima, una rosa profumata che ti avvolge, che ti coccola, che ti vuol bene, che ti vuole far star bene, ecco come dire. Non saprei descrivere di meglio. Io le cose le sento così, come posso dire, a pelle. Quando un profumo mi piace, lo compro perché lo sento mio. Non so voi, ma io vado così, quando vado a comprare una cosa la sento subito mia. Non tutte le cose quando le vado a comprare le sento mie, ma dipende. No, è un modo di dire per dirvi che non tutte le cose le sento che mi piacciono, che subito dico: ah, che bella, wow, top. No, non è sempre così. Di solito ci sto ore e ore per vedere se una cosa mi piace o meno. Comunque, questo profumo è l'eleganza in persona, troppo bello questo profumo, mi piace. Poi quanto elegante questo tappo, che sa, proprio colorato di rosa, cioè cosa di rosa femminile, al femminile, bellissimo, proprio top. Ora lo rimetto a posto, stoppo e lo rimetto davvero. E rieccomi tornata per i saluti finali. Io vi ho aggiornato tutte le novità, dopo questo farò un altro video dove vi recensisco i tanti prodotti che ho terminato finalmente. E in altri prodotti sto guardando di là, perché poi farò un altro video dove vi dico che altri prodotti li ho, appunto, come dire, mi sono piaciuti, ma non molti, e quelli che mi sono piaciuti forse li ricompro, ma non saprei, vediamo. Quindi state sintonizzati sul mio canale YouTube e noi ci si vede tra poco, sempre se mi riesce e se ce la faccio, non è detto. Un bacio, un bel like di supporto, ovviamente, sempre se vi va. E come dicono le Martinos qui su YouTube, Carmen ed Angela, noi ci vediamo in un prossimo video. Commentate sempre nella sezione garbatamente, no, nella sezione commenti sempre garbatamente. E noi alla prossima. Ciao! Attivate la campanella e seguitemi su YouTube, bella trattino qua sotto, Instagram, quello. Dico nickname e non dico mai che cos'è questo nickname di Instagram, ovviamente. Su TikTok potete seguirmi sempre se vi va. Ciao!